trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Auguro il benvenuto a tutti. Accanto a me Chiara Genisio, presidente del Centro Studi Giorgio Catti, e io sono Gian Maria Zaccone, il presidente del Comitato Scientifico del Centro. Il nostro centro è nato nel 1966 per opera di un gruppo di persone attive nella Resistenza e nel mondo cattolico, tra cui figure importanti come Valdo Fusi, Silvio Geuna, il mio stesso papà, Monsignor Peradotto, che vollero riunire i ricordi, le memorie delle attività dei partecipanti al movimento cattolico nella guerra di liberazione. Il centro ha continuato a vivere in questi anni, è dotato di un importante archivio e di una biblioteca. Abbiamo dei progetti in corso, sia di studio che di eventi e manifestazioni. Per il prossimo anno e i prossimi anni il nostro programma è quello di sviluppare le ricerche e le memorie dei sacerdoti e religiosi che hanno partecipato alla guerra di liberazione, a volte imbracciando anche le armi, e alle donne che hanno partecipato alla guerra di liberazione sempre nell'ambito del movimento cattolico. Il nome è dovuto al giovane Giorgio Catti, partigiano di 19 anni, che venne ucciso in un combattimento con i nazifascisti, e che proveniva anche egli dall'Azione Cattolica, che diede moltissime figure che contribuirono alla Resistenza in Piemonte e in Italia. A proposito delle donne, la dottoressa Genisio ha studiato in particolare alcuni aspetti, alcune figure. Grazie Zaccone, buongiorno a tutti. Sì, è proprio sulle donne uno dei filoni che come presidente io ci tengo moltissimo. È soltanto dagli anni 90 che finalmente la guerra di liberazione, la resistenza si è tinta anche di rosa. Eppure sono oltre 70.000 le donne che a vario titolo vi hanno partecipato, che hanno contribuito a creare la libertà e la democrazia in questo paese. Moltissime di queste donne sono piemontesi. E ne potrei citare tantissime, ma faccio l'esempio di una, Anna Rosa Gallesio, nata nel 1912. Quando inizia la Resistenza, lei lavora come giornalista nel quotidiano cattolico L'Italia. Decide subito di aderire alla lotta partigiana e diventa staffetta. È lei che porta agli ebrei i documenti che gli permettono di fuggire e trovare riparo. Ma all'interno del giornale capisce che oltre a un impegno personale deve creare una rete, e questa rete incomincia a farla attraverso le persone che conosce per avvicinarle alla Resistenza. Una rete però che si allarga perché coinvolge la presidente delle giovani dell'Azione Cattolica, e così si espande sempre di più questa rete di donne cattoliche che partecipano a vario titolo alla Resistenza. Nel suo impegno c'è anche il carcere delle Nuove, accanto a padre Ruggero Cipolla, una delle figure chiave della Resistenza in Piemonte, in particolare a Torino, e con lui salva veramente tante vite. Si chiude la Resistenza e lei continua la sua attività di giornalista e di memoria, attraverso soprattutto le pagine del giornale diocesano di Torino, La Voce del Popolo. Lei racconta
quello che è stata la resistenza in Piemonte. Allora, sono passati molti anni e il rischio è di perdere questo patrimonio. Lei è una di quelle più conosciute, ma sono veramente tante le donne che hanno contribuito a creare il paese. Allora, in un momento in cui le donne sono vittime di femminicidio, hanno meno diritti, ricordare queste donne può aiutare a far crescere la democrazia e la libertà nel nostro paese. Saluton al ciu ige auscultanto i derai, cai bonvenon alla Universala Congresso de Torino, che in esperanto vuol dire un saluto a tutti gli ascoltatori RAI e benvenuti al Congresso Universale di Torino. L'esperanto nasce a fine 800 grazie al lavoro di un medico polacco, Ludovico Lazaro Zamenhof, che prende gli elementi principali delle lingue più parlate in quel periodo e le armonizza rendendole una nuova lingua, creando una nuova lingua, togliendo tutti quanti gli aspetti difficili per l'apprendimento di una lingua. Prende il proprio manuale e lo spedisce a tutta quanta una serie di amici che ha in giro per l'Europa e aspetta che questi si facciano vivi parlando l'esperanto. Questo avviene e i primi esperantisti nascono in questo modo. Incominciano a incontrarsi, immagino in incontri di poche persone, appunto incontri tra amici che si vedono per incominciare a parlare l'esperanto e dopodiché incomincia a nascere l'esigenza di organizzare degli incontri più numerosi con un maggiore numero di persone che arrivano da più paesi. E ci si rende conto che l'esperanto effettivamente funziona. L'esperanto è uno strumento per comunicare in un periodo a fine 800 e primi anni del 900 in cui la comunicazione internazionale era comunque complessa, soprattutto per le persone di più basso livello sociale. A questo punto appunto iniziano a organizzarsi congressi più numerosi fino a quando nel 1908 il primo congresso mondiale dell'Associazione Esperantista Universale viene organizzato a Boulogne-sur-Mer. Partecipano 700 persone da 20 paesi. È un successo incredibile, soprattutto se teniamo conto che stiamo parlando, ripeto, dei primi anni Novecento. Quindi con grandi problemi di trasporto, non esistevano aerei, certamente non esisteva l'alta velocità. E quindi questa partecipazione così importante da parte di esperantisti di tutta Europa fa sì che il desiderio di continuare questo tipo di esperienza aumenti. Negli anni successivi si svolgono sempre, tutti gli anni, in città diverse in Europa, dei congressi analoghi e in questo modo si struttura il movimento esperantista mondiale. E arriviamo ai giorni nostri. Dopo i congressi svoltisi a Roma e a Firenze, per la terza volta il congresso mondiale degli esperantisti si svolgerà a Torino. Questo avverrà durante la prossima estate, tra luglio e agosto. Sarà un momento di incontro tra tutti quanti i rappresentanti delle associazioni esperantiste, delle colorate, molteplici associazioni esperantiste sparse in giro per tutto il mondo. Ci aspettiamo circa 2500 delegati che verranno per capire come adeguare il movimento esperantista a un mondo che sta cambiando sempre più rapidamente, per parlare, per conoscersi, per visitare la nostra regione, la città di Torino e la regione Piemonte. Verranno per assistere a incontri culturali, a dibattiti, spettacoli teatrali, concerti e sostanzialmente per stare insieme. La città di Torino che ha adottato negli scorsi decenni delle strategie, delle politiche per l'integrazione, per il governo dell'immigrazione, spesso innovative rispetto ad altre città italiane ed europee. Quindi vorremmo analizzare insieme ai delegati degli altri paesi quelle che possono essere appunto le soluzioni per questo problema epocale. Ringrazio per l'attenzione e gis revido alla Universala Congresso de Torino. Siamo con il presidente della Fondazione AMIL, sosteniamoli subito, Francesco Costantino, per parlare
con lui di questa fondazione e comprendere meglio di che cosa si occupa e per chi si adopera. Sì, intanto la ringrazio per l'opportunità che ci offre. Vorrei ringraziare la regione che ci ospita, il Piemonte, tutti i dirigenti AMIR, i soci e i delegati della fondazione. Nel 2005 l'AMIL, che è l'Associazione Nazionale fra Lavoratori e Impiegati del Lavoro, ha dato vita alla fondazione Sosteniamoli Subito, con lo scopo principale di promuovere azioni di assistenza nei confronti delle vittime sul lavoro, nonché per sostenere alcune specifiche situazioni di difficoltà economica delle vedove e degli orfani decaduti sul lavoro. Oggi le finalità principali della Fondazione mirano alla realizzazione di progetti di elevato spessore sociale e scientifico, promuovendo iniziative che abbiano un concreto ricaduta sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ma cerchiamo di garantire un'adeguata assistenza a coloro che restano vittime e ai loro familiari. Ultimamente c'è stata la definizione di un protocollo d'intesa con il CNOP, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Di che cosa si tratta? Sì, il protocollo offrirà tramite l'ausilio di professionisti su tutto il territorio nazionale supporto psicologico a tutti i nostri soci e ai loro familiari che ne avranno fatto richiesta, con tariffe scontate del 30%. In concreto come si svolgerà questo servizio? L'utente potrà utilizzare il numero verde 800 18 09 43 o rivolgersi direttamente alle nostre sedi territoriali. Sarà compito nostro metterlo in contatto col professionista, possibilmente del territorio o eventualmente online. Il problema psicologico è particolarmente sentito anche nelle categorie di cui AMIL si prende cura? Sicuramente, subire un infortunio o la perdita di un familiare crea inevitabilmente un forte trauma e difficilmente si supera senza l'ausilio di un professionista che ci aiuti a riprendere il cammino interrotto e trovare un inizio, una nuova motivazione per evitare che ad altri che ciò che accaduto a noi possa anche accadere ad altri. Ci sono obiettivi che sono stati concretamente raggiunti grazie all'impegno della Fondazione Sosteniamoli Subito? Possiamo indicarne alcuni, in particolare riduzione dei tempi di costituzione della rendita ai superstiti da parte dell'INAIL, passate da una media da 8 o 10 mesi ad una di 45 giorni, e l'istituzione in ogni regione di un fondo per i familiari decaduti sul lavoro. Quali sono state le più importanti iniziative promosse dalla Fondazione? Sì, in questi 20 anni di vita abbiamo realizzato uno studio di oltre 3 anni in collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Padova sulla ripercussioni e i danni a livello psicologico per le vittime del lavoro all'indomani di un infortunio, per dimostrare l'esigenza di prevedere una prestazione specifica da parte dell'INAIL. Iniziative volte a promuovere le finalità della Fondazione per raccogliere fondi da destinare alle vittime del lavoro. Sono stati banditi diversi concorsi per assegnare borse di studio per tesi di laurea in tema di prevenzione per i figli decaduti e gli infortunati sul lavoro, in collaborazione con la Fondazione Banco di Sardegna e l'INAIL. Interventi a favore dei soci dell'Aquila colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009. Tra i progetti della Fondazione c'è anche l'impegno nei riguardi delle vittime dell'amianto e in generale verso il tema delle malattie professionali, fortemente in crescita. Grazie a un protocollo d'intesa con i maggiori sindacati, CGL, CISL, UIL e l'UIGL, e le maggiori associazioni di vittime dell'amianto, abbiamo realizzato e promosso campagne di informazione e sensibilizzazione per la raccolta fondi da destinare a progetti di ricerca per la cura dell'amianto e dell'asbestosi o per lo smaltimento di siti contaminati. E infine, lo scorso Natale, grazie all'idea progettuale del maestro Francesco Sbolzani, abbiamo realizzato in 20 città d'Italia l'albero della sicurezza, realizzato con i caschi da lavoro, per non dimenticare che gli infortuni sul lavoro non conoscono festività e sta a tutti noi non cambiare questa situazione sicuramente indegna di un paese civile. Ringraziamo il presidente della Fondazione AMIL Sosteniamoli Subito, Francesco Costantino.
Buongiorno a tutti e benvenuti alla trasmissione La cultura della legalità per costruire un futuro di valore. Sono l'avvocato Sabrina Mariotti e mi occupo dell'ufficio legale dell'Associazione Vittime del Dovere. E con me oggi c'è qui l'avvocato Paola Maria Di Luccia, sempre dell'ufficio legale dell'Associazione Vittime del Dovere. L'Associazione di Volontariato Vittime del Dovere è stata fondata nel 2007 per iniziativa di vedove, orfani, invalidi e genitori appartenenti alle forze dell'ordine, forze armate e magistratura, caduti o rimasti invalidi nel contrasto alla criminalità comune, alla criminalità organizzata o al terrorismo. L'ente, che conta oggi circa 500 famiglie associate, è attivo da oltre 15 anni e opera su tutto il territorio nazionale affinché sia onorata la memoria dei caduti, venga approvata una legislazione rispettosa del sacrificio delle vittime, siano garantite eque e adeguate tutele alle famiglie dei caduti e degli invalidi e venga diffusa la cultura della legalità tra i giovani. L'associazione è infatti convinta che parlare di legalità oggi sia fondamentale per trasmettere ai giovani i valori fondanti della convivenza civile, anche allo scopo di prevenire le condotte illecite. Ma lascio la parola all'avvocato Di Luccia. Paola, puoi parlarci dell'attività della cultura della legalità dell'associazione, per favore? Certo, Sabrina, ti ringrazio. Come accennavi, una delle attività specifiche di cui si occupa l'associazione sono i progetti di educazione alla cittadinanza e alla legalità, con il fine di formare i giovani all'educazione e alla legalità in modo tale di fare anche una cultura rivolta alla prevenzione delle condotte illecite. Un'attività che ci vede impegnati da oltre 15 anni per contribuire alla formazione didattica degli studenti. Si tratta di iniziative ufficiali che sono veicolate attraverso le piattaforme del Ministero dell'Istruzione, che da tempo patrocina questi progetti e con il quale abbiamo anche un protocollo d'intese volto proprio a collaborare in queste attività di formazione per fare anche cultura della memoria del sacrificio delle vittime del dovere. I progetti sono realizzati in collaborazione con le forze dell'ordine e le forze armate. In particolare parlo dell'Esercito Italiano, Polizia di Stato, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Dei progetti che sono rivolti alle scuole di primo e secondo grado su tutto il territorio nazionale e che a partire dall'anno 2020-2021 sono fruibili anche online attraverso un'apposita piattaforma realizzata dall'associazione che è www.cittadinanzaelegalità.it. All'interno del sito, navigandosi e accreditandosi quindi con delle password, gli studenti possono trovare diverse sezioni che contengono i materiali web divisi per argomento e che sono realizzati sia dall'associazione ma anche dai rappresentanti stessi delle forze dell'ordine e forze armate. Per l'anno 2022-2023 i progetti realizzati in particolare sono due. Parliamo del concorso di idee dal titolo Vittime del dovere nella Costituzione, il lavoro è diritto e dovere, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il territorio nazionale, in tutta Italia. E poi abbiamo il progetto Interforze di educazione alla cittadinanza e alla legalità, Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare, Marina Militare, in memoria delle vittime del dovere. Concludo dicendo che l'intenzione appunto dell'associazione è quella di costruire ogni anno un percorso di formazione che possa essere stimolante per i ragazzi delle scuole. Voglio sottolineare che tutte le proposte formative sono accessibili dal sito www.cittadinanzaelegalità.it, sono accessibili da tutta Italia e quindi vi invito a visitare questo sito e per qualsiasi altra informazione potete rivolgervi senza alcun problema all'Associazione Vittime del Dovere e visitare il loro sito www.vittimedeldovere.it. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio l'avvocato Paola Maria Di Luccia e spero di vedervi partecipare numerosi alle nostre proposte formative. Grazie. Grazie a tutti. Ciao ma, come va? Che fai? Stavo tornando a casa. Oggi il negozio abbiamo finito tardi. Tu che fai? Non lo so, stavo ciondolando per casa. E dov'è Matteo? Non ti raggiunge per cena? No, stasera non c'è.
Ieri abbiamo litigato malissimo per l'ennesima volta. È cominciata per una cavolata che neanche ricordo, e dopo un attimo eravamo lì a urlarci le peggio cose. Cosa gli hai detto? Hai sempre la solita testa, non cambi mai. Sei peggio di tuo padre. Ma niente di che, ti dico che non me lo ricordo neanche. Ma con lui è sempre così, parti da una cosa minuscola e ti ritrovi nella tempesta. Lo amo, ma ultimamente sta diventando davvero difficile. Si sarebbe arrabbiato così per una cosa piccola. Prova a farti un esame di coscienza e chiamalo. Sai di avere un carattere troppo deciso. Non mandare tutto a monte per orgoglio. Non è questione di orgoglio, solo che è stato pesante e mi ha fatta stare male e ora non ho proprio voglia di risentirlo. Se vuole può chiamarmi lui. Niente da fare, non cambierai mai. Avrai sempre questa testa dura. Vabbè, mamma, ti lascio. Vado a prepararmi qualcosa per cena. Ok, passa una buona serata e chiamalo. Ehi, ciao Paolo, che fai? Sono ancora a lavoro, giornata infernale. Come mai mi chiami a quest'ora? Ma Avevo bisogno di parlare un po', ma se ti disturba non importa. no, figurati. Anzi, vado a prendermi un caffè che ne ho davvero bisogno. Che succede? Ho litigato con Matteo e poi ho sentito pure mia madre, ti lascio immaginare. Giornatona. Raccontami. Matteo mi ha detto una marea di cose orribili. Lo so che stavamo discutendo, ma questo non lo autorizza a urlarmi contro qualunque cattiveria e a rinfacciarmi cose che sono morte e sepolte. Cavoli, mi ha urlato contro persino per quella volta a Siviglia quando mi aveva accusato di aver fatto la scema con il cameriere. Pensavo fosse passata e ora me la butta di nuovo in faccia. È di una gelosia patologica, non so più cosa fare. Te l'ho sempre detto che non è adatto a te. Ma chi te l'ha fatto fare di starci assieme tutti questi anni? Ma io lo amo. Normalmente è meraviglioso e dolce, stiamo così bene insieme. È pieno di attenzione e parliamo tantissimo. Ma quando litighiamo diventa un'altra persona, una che non mi piace per niente. Sembra quasi che impazzisca, tira fuori qualunque cosa per farmi stare male. Allora, te l'ho già detto 1.000 volte, avresti dovuto lasciarlo perdere già tanti anni fa. Non capisco perché tu ti fissi così. Ti ricordi Fabio? Lui sì che era un bravo ragazzo. Avresti dovuto rimanere con lui e a quest'ora non saremmo qui a discutere di questo. Va bene, dai. Non ti faccio perdere altro tempo. Ci si vede la settimana prossima. Certo, buona giornata e non ti arrabbiare. Vorrei solo qualcuno che mi ascoltasse. Niente consigli, niente rimproveri, niente te l'avevo detto. Qualcuno che non mi giudichi, né mi elargisca soluzioni a piene mani e che non pensi di risolvere i miei problemi. Avrei solo bisogno di parlarne, di chiarirmi le idee e di sentirmi me stessa. Chi posso chiamare? Ho visto una pubblicità su una rivista qualche giorno fa. Parlava del telefono amico. Eccola. Dice: molte cose non vengono dette soltanto perché nessuno le ascolta. Com'è vero? Chiamaci allo 011 319 5252. Ogni giorno, a ogni ora. Sai che c'è? Ora provo a telefonare. Chissà se loro mi ascolteranno. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.